Lo scontro diretto tra Piedimulera ed Furbarallo termina 1-1 con un gol realizzato per tempo. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Alessio Gersi, il pilota delle Frecce Tricolori scomparso in un incidente aereo, fratello del preparatore atletico del Piedimulera, Giacomo Gersi. La cronaca. Il primo tempo è quasi interamente di marca nero-verde. Al sesto, palla filtrante per Mostoni che al limite dell'area si trova tu per tu con Bionda e spedisce di un soffio a lato. Al nono, cross dalla sinistra di Foresto. A centro area Mostoni gira di testa e fa ancora la barba al palo. Occasionissima per la Dufour Varallo al decimo. Punizione dai 25 metri di Testori che colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Ne sussegue un batti e ribatti in area, poi Muzzupappa da due passi spreca. Dopo una manciata di secondi, Testori semina il panico nelle fila gialloblu, ma la sua incursione per vie centrali termina sul fondo. I ragazzi di Mister Porcu provano a reagire al 21esimo, quando sul corner di Viscomi svetta sottoporta Mainini. La sua incornata impatta sulla traversa. Al 22esimo i vercellesi si portano in vantaggio. Testori da fuori area fa partire un fendente che si infrange sulla traversa. La palla rimbalza fuori e dopo una mischia è manca ad avere la meglio e siglare l'1-0 ospite. Al 25esimo Bionda blocca a terra la rovesciata dal limite dell'area dell'intraprendente Mostoni. Squillo Solano al 36esimo grazie a Ceschi che raccoglie una ribattuta della difesa avversaria e da buona posizione sfiora la marcatura. Al rientro dagli spogliatoi bisogna attendere il 13esimo per vedere un'azione da gol, con Pirazzi che sottoporta è completamente solo, ma di testa non concretizza l'invito di Viscomi. La Dufour Varallo al 15esimo colpisce un altro legno, con il solito Foresto che da fuori area centra il palo, la difesa gialloblu poi libera. Gli ossolani al 16esimo rimangono in 10 uomini a causa dell'espulsione per doppia ammonizione ai danni di Squillaci. Bella occasione per i gialloblu al 27esimo con il cross dalla destra di Guglielminetti per Vadalà. La sua incornata termina alta. Nonostante l'inferiorità numerica, il Piedimulera non demorde e al 38esimo agguanta il pareggio grazie alla punizione dal vertice destro dell'area di Viscomi. Moretti si avventa ma non ci arriva, Lepore si fa ingannare e la sfera termina alle sue spalle. Gli ossolani spingono sull'acceleratore e al 42esimo hanno una doppia occasione. Mainini su punizione tocca corto per Ceschi che calcia a botta sicura. Lepore si rifugia in angolo. Sul corner conseguente di Viscomi, Moretti tutto solo sul palo lontano va al tiro ma viene murato. Al 45esimo Ceschi si invola verso la porta, entra in area e al momento del tiro viene però contrastato da Penariol. Termina così 1-1 tra Piedimulera e Dufour Varallo.